alla nostra età ci pesa ogni sacrificio. Chi non ti capisce giudica come in ufficio, in cui mai ti chiedono chi sei o come stai. Ma quando finisci qui poi dopo che farò? Rischi di cadere, a volte c'è voluto poco, scoprendo che la tua vecchia ex ha fatto un figlio. Penso a te che ridi in foto col tuo nuovo tipo, la paura che potevo essere al suo posto. Se seguissi i miei coetanei andrei fuori di testa, ognuno coi sogni sbriciolati nella tasca. Ridere alle solite cazzate ad ogni festa, l'ansia che sta vita non sarà mai più la stessa. E ci troviamo sempre a perdere il volo senza la vertigine. Dove sto andando? Ciò che ho bisogno ancora ad aprirmi, lo sai, e che più cresco e so, prima o poi mi pentirò. Se magari quest'anno cambia tutto, si sa mai, finché sarà tardi per chiedere scusa ai tuoi. Tu cambi faccia coi colleghi per darti coraggio, finché poi ti incastri nel tuo stesso personaggio. Il mondo del lavoro nel periodo di Natale uccide la magia e lo rende un giorno normale. Piango dentro perché fuori mi vesto di vetro, mi pentirò quando saprò di non tornare indietro. Se non hai fiducia in te, prova col tuo riflesso, fai meno fatica a voler essere te stesso. Ma la gente parla e poi si paragona con una voglia intensa, pensando solo a sé. Ci troviamo sempre a perdere il volo senza la vertigine. Dove sto andando? Ciò che ho bisogno è di trovare un attimo per me. E lui vada via, se ne vada dall'Italia, lasci l'Italia finché è in tempo. L'Italia è un paese da distruggere, un posto bello e inutile, destinato a morire. Cioè, secondo lei tra un poco ci sarà un'apocalisse? E magari ci fosse, almeno saremmo tutti costretti a ricostruire. Invece qui rimane tutto immobile, uguale, in mano ai dinosauri. Diretta vada via. E lei allora, professore, perché rimane? Come perché? Mio caro, io sono uno dei dinosauri da distruggere.